Piccole luci lungo i vicoli del centro storico, la musica che si diffonde nelle antiche corti, attori che recitano poesie, leggono testi sospesi a mezz'aria su piccoli balconi. Guardate al nome dell'arboscello che produce questo sacro liquore. Egli pure si chiama vite. Fa buono animo, rasserena l'intelletto, rallega il cuore. Dalle finestre di casa, guardando nel cortile, il sul carruccio vede i camioncini che arrivano dalle vigne colmi di ceste. Sabino, è come ballo senza orchestra, un commediante senza trucco. Questo video risusciterebbe un morto! Atmosfera magica quella che si respirava a Chiuro, partecipando a chicchi d'uve di parole, il vino si racconta, percorso itinerante di lettura fra la corte Borinelli, l'ex Latria Turnaria, il palazzo Andres Flematti, evento curato dalla biblioteca comunale Faccinelli, inserito nel Grappolo d'Oro, 34esima edizione. Questa sera si scopre e si riscopre il centro storico di Chiuro. Questa sera c'è la grande opportunità di poter apprezzare le bellezze architettoniche e quegli scorci che il centro storico spesso nasconde. Dietro portoni che magari sembrano anonimi sulle vie del paese, in realtà si nascondono le realtà veramente belle. Architetture rurali, ma anche di pregio, che questa sera avremo l'opportunità di riscoprire ascoltando musica, ascoltando anche parole legate al vino, che poi è il grande tema che lega questa manifestazione. Musica, cultura e architettura, le parole di una poesia ci aiuteranno a apprezzare ancora meglio il vino. L'ultima tappa a Palazzo Andres Flematti, dove si sono esibiti i giovani musicisti cresciuti alle medie di Ponte. Note dolci e salate per il palato, ecco il buffet a chilometro zero a base d'uva. E in tanti hanno fatto tappa alle scuole del paese per ammirare la mostra dell'associazione Valtellina Intagliatori.